Allora, i 40 giorni per la vita è un'iniziativa nata negli Stati Uniti da un sacerdote che ha imitazione dei 40 giorni di Nostro Signore nel deserto, no? Ha promosso questa iniziativa di 40 giorni di preghiera continuata per la vita. Per cui effettivamente loro riescono con dei turni, no? Per cui diciamo, fanno dei turni in tutto il paese, però hanno organizzato in maniera tale che per 40 giorni di seguito si preghi continuamente, ininterrottamente, giorno e notte per la vita. E questo chiaramente è un modello, diciamo, che negli Stati Uniti, perché vi dicevo, c'è questa grande forza, entusiasmo, determinazione, e sono riusciti a farlo per 40 giorni di seguito e giorno e notte. In Europa la cosa, diciamo, va un po' più a singhiozzo, per cui si è deciso, almeno questo poi sono loro, perché chiaramente noi abbiamo dato una collaborazione, c'è molto Giorgio Celsi che ci lavora, ma anche gli universitari per la vita, per cui l'idea è quella di fare 40 giorni di seguito di preghiera davanti agli ospedali. Ogni giorno c'è una città diversa, per cui non so Modena, quello che certamente è che inizia a Roma e chiude a Roma. Per cui Roma inizia il 7 aprile con la preghiera davanti a 3 ospedali. Poi c'è tutto un calendario che Giorgio Celsi ha fatto, per cui di città in tutta Italia dove si pregherà, ci sarà certamente anche Modena, dove si pregherà in quel giorno davanti agli ospedali, e si conclude a Roma il 17 maggio, perché il 17 maggio è la vigilia della marcia, per cui è in preparazione anche alla marcia. Ci sarà anche il convegno, ma principalmente si conclude perché noi il 17 maggio, cioè quest'anno il 17 maggio, ogni anno alla vigilia della marcia facciamo sempre un'adorazione eucaristica a Roma, per cui proprio per in riparazione dei crimini dell'aborto, per chiedere grazie per la vita, e per cui i 40 giorni per la vita si concluderanno il 17 maggio con l'adorazione eucaristica a Roma, sarà in una delle chiese del centro storico, in genere tra le 8 e le 9 e mezzo di sera. Per cui anche questo, chi da fuori si unisce in preghiera in quell'ora lì, magari uno può chiedere a un sacerdote qui su Modena di fare l'adorazione eucaristica, no? per dire, queste sono tante idee. Stesso giorno, stesso orario. Potrebbe essere, cioè per chi non può, chiaramente non tutti possono essere a Roma per l'adorazione, magari uno fa un'adorazione eucaristica per chiudere i 40 giorni per la vita. Se si fa in differenti città è una forza ancora maggiore, no? Per cui anche questo potrebbe essere una bella proposta da portare avanti. E comunque questo, per cui 40 giorni della vita da noi in Italia saranno fatti in questo modo qui, per cui 40 città diverse che una dopo l'altra pregheranno davanti agli ospedali per la vita, con le modalità che avete qui a Modena. Sì, infatti noi non abbiamo aderito in questo senso, che facendolo tutti i giovedì, va bene, abbiamo detto siamo in 10, più o meno, 9-10 persone. Chi viene se facciamo un qualcosa di aggiuntivo? Potevate forse inserirvi con quel giovedì nella catena, è quello che potete proporre. Quello sì, ma adesso se lo c'è sì. Io lo faccio quel giorno lì, è Modena che ha preso, non so se loro hanno già riempito il calendario, questo non lo so, però senza fare niente di aggiuntivo, ma metterlo semplicemente come la vostra giornata del giovedì, metterlo. Quello è possibile. Esatto, in questo senso qui potrebbe essere. Quello è possibile. Sì, no, senza, perché capisco che mettere cose aggiuntive è difficile per chi lo fa regolarmente, esatto. Però lo si mette nel calendario regolare. Dato che in 40 giorni ci saranno vari giovedì, in quel senso. Infatti anche Bergamo lo ha messo nella loro giornata, che mi sembra da loro sia il martedì, se non sbaglio, che va, se il martedì mattina, anche loro tra le 7 e le 8 e mezzo, loro l'hanno messo. Ecco.